1955, nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'autodromo nazionale Monza, sul rettifilo principale vennero costruite due torri di segnalazione. Le torri sono tuttora in uso, seppure con diversa funzione. Una struttura fu posizionata all'inizio della pit lane, l'altra all'ingresso della prima variante. Le torri vennero costruite con l'obiettivo primario di essere fonte di informazione per il pubblico, che in trepida attesa di aggiornamenti e risultati affollava l'autodromo durante le manifestazioni sportive. Con delle lampadine veniva infatti illuminato il tratto in quel momento percorso dalla testa della gara. Delle tre vetture più veloci erano riportate diverse informazioni, come il numero del giro, il numero del pilota, la sua media e il distacco dagli altri concorrenti. Il tempo, croce e delizia di piloti e spettatori, era preso dai cronometristi. Come operavano? L'impianto è questo. Funziona un orologio elettrico, il cosiddetto Time Record Omega, che viene azionato manualmente con un pulsante da un nostro cronometrista all'atto del passaggio di ciascuna vettura sulla linea di traguardo. Naturalmente questo orologio imprime il tempo meccanicamente sopra una striscia opportunamente predisposta. A questi tempi, per la precisione, devono essere abbinati i numeri di gara delle vetture che sono transitate appunto su questa riga, su questa linea di traguardo. E a questo compito accudiscono altri colleghi, i cosiddetti prendinumero, che rilevano in ordine cronologico di passaggio sulla linea di traguardo tutte le vetture con i loro numeri. Tra le tante emozioni schizzate a forte velocità sotto queste torri, alcune rimangono più di altre a segnare la storia della pista monzese. Si ricorda, ad esempio, l'importanza della loro posizione strategica in occasione dell'incidente occorso a Ronnie Peterson durante la partenza del Gran Premio d'Italia del 1978. Proprio grazie alla sequenza di fotografie scattate dalla torre posizionata all'inizio della prima variante, venne scagionato Riccardo Patrese, a lungo ritenuto responsabile. Dal grave incidente del campione sotto del mondo, le due torri, inoltre, nel 1976, a soli 42 giorni dal terribile incidente del Nürburgring, Niki Lauda tornò alla guida della sua Ferrari per correre il Gran Premio d'Italia. Si qualificò quarto, ma la folla esultante lo accolse come il vincitore indiscusso. Nel 2005, in occasione di un Gran Premio d'Italia divenuto memorabile, nel tratto compreso tra le due torri di segnalazione, denominato Trap Speed, venne raggiunto il record di velocità per la categoria Formula 1. A bordo della sua McLaren Mercedes, Kimi Raikkonen raggiunse i 370,1 km/h in rettilineo. Record assoluto in una gara valida per il campionato mondiale di Formula 1, confermando e rafforzando ulteriormente la fama del circuito di Monza come tempio della velocità. Appassionati frequentatori dell'autodromo monzese, addetti ai lavori, ma anche i piloti, ricordano inoltre come le torri abbiano sempre costituito un imprescindibile punto di riferimento nelle giornate in cui nebbia o pioggia rendono difficile vedere il percorso. Le torri illuminate che spiccano sullo skyline dell'autodromo sono sia per chi corre sulla pista che per chi osserva dalla tribuna o dal prato come fari nel mare. 39 metri quadri ripartiti su tre piani, dal 2002 adibite ad aree hospitality di prestigio, con una capacità di accoglienza di circa 50 persone ciascuna, le due torri di segnalazione sono un esempio di quanto il circuito di Monza sia sempre stato all'avanguardia e capace di rinnovare se stesso fondendo storia e innovazione. Le torri sono oggi tra i pochissimi simboli che restano a raccontare la storia di un circuito straordinario.